Salve ragazze e ragazzi, allora oggi volevo far sapere, cioè condivido con voi due regalini che mi sono arrivati. Mi sono arrivati lo stesso giorno, adesso vi farò vedere. Prima mettiamolo in ordine di tempo. Prima il pacco che mi è arrivato la mattina e poi il pacco che mi è arrivato il pomeriggio. Allora, il primo pacchetto mi viene da Antonietta. Antonietta che sul mio gruppo si scrive, cioè il suo nick è Le Creazioni di Miki. Allora, innanzitutto ti ringrazio tantissimo per il grandissimo regalo perché per me è stato veramente enorme e poi adesso capirete perché, specialmente voi scrap. Occhietto. Allora, in poche parole vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Nastri di tutte le maniere, guardate, pompon di pellicetta, strass, file di strass, cordoncino ritorto, tutti nastri di tantissime tantissime forme e colori, dorato, questo con le roselline, poi c'è sotto quello da cucina che è bellissimo con le tazze del caffè, poi tutti questi nastri di raso e di organza di tantissimi colori, quindi ecco perché vi dicevo scrapper. Poi guardate qui questi cordoncini che per lo scrapper sono proprio il plus ultra, guardate. Cioè, questo pure è stupendo. Cioè, io ancora non li ho aperti perché volevo fare il video e se li aprivo ero sicura di mettermi subito all'opera con qualche lavoro scrap e l'avrei utilizzati prima del tempo. Guardate questo quanto è bello. Cioè, veramente sono delle cose stupende. Poi, questi nastri, credo si chiami Grogré. Poi può darsi che Miki, che lei è un pochino, cioè Antonietta che è più esperta, mi dirà. Mi sembra comunque quelli di Grogré. E di varie altezze e colori, rosa, panna, arancio, arancio più grande, arancio più piccolo. E poi guardate qui, tutti i pizzi. Pizzi, pizzetti, pizzettini di tutti i generi. Guardate. Cioè io non ho parole. Guardate qua. Cioè dei pizzi meravigliosi. Cioè qualcuno lo utilizzerò per lo scrap, ma credo che altri li utilizzerò per dei lavori in casa. Questo con tutte le tazze, la brocca, Mamma mia, quanto sono belli. Guardate qui, tutte le rose, pizzi. Guardate questo. Cioè io non lo so. Uno più bello dell'altro. Poi questi che ricordano tanto i vecchi pizzi delle nonne. Guardate qui. Questo. Cioè io non. Questo nero. Antonietta, io che cosa ti devo dire? Guarda, cioè grazie è inutile perché è proprio. Cioè non. Non lo so. Perché trovo questo ad esempio, guardate questi. Cioè, dire grazie a una persona che ti manda questo tesoro, no? A me mi sembra poco. Guardate qui. E poi mi ha mandato questi, diciamo, rifiniture, come si chiamano? Io perché comunque il cucito, io sono un'eterna proprio frana. Sono quelle rifiniture che si mettono quando uno cuce qualcosa, oppure quando era più piccolo mio figlio le mettevo per coprire i buchi che faceva a pantaloni, magliette, perché era un macello. E poi in più mi ha mandato, che non c'entra niente con Pizzi e Merletti, i filtri, quelli del caffè della Lidl, quelli famosi che servono per fare gli album scrap. E quindi me ne ha mandati un po' da farmi provare e io al più presto mi metterò insomma in opera per vedere che cosa riuscirò a fare anch'io, perché c'è un tutorial su YouTube che fa vedere come utilizzare questi filtri per il caffè per fare dei
degli album. E questo è il primo pacchetto. Allora, non voglio che questo video diventi non lungo, ma di più. Poi è arrivato mio marito con una busta e mi fa: guarda che ti ho regalato. Siccome, figuriamoci se lui si alza la mattina e mi fa regalo. Boh. Allora io mi sono messa a ridere, dico no, dico adesso quando lo apro, dico vedrai che scopro che non sei stato tu. Infatti non era assolutamente lui che mi aveva portato il pacchetto, ma aveva incontrato la mia amichetta Elisabetta, Daphne, a cui avevo chiesto gentilmente se a Roma mi trovava il libro che aveva fatto la recensione Architei di Diana, Wave Wrap Coil. E l'ha trovato e me lo ha regalato. E qui ci sono tutte quelle cose che poi se andate a vedere il video di Architei di Diana vi fa proprio la recensione perfetta, anche perché lei poi ha un linguaggio molto più appropriato rispetto al mio. È inutile che io vi faccio recensioni di libri perché sono negata. Ma non contenta, mi ha regalato anche questi stampini, quelli che spesso fate vedere anche sul gruppo Mani Creative Forum, che io non riesco a trovare. Sono di quattro dimensioni diverse i fiorellini, e in più quest'altro che è sempre cioè all'inizio non capivo, invece è sempre come questi stampini qui, solo che anziché avere lo stantuffo dietro per spingere poi la pasta tagliata, c'è questo manicotto che è forato, ci si attaccano questi vari componenti, si pigia sul fimo e poi si spinge con qualcosa per toglierlo, e poi c'è la spiegazione infatti dietro. Questi sono per i dolci, però vedete, ecco, c'è questa, dopo aver tagliato si spinge con qualcosina, un pennellino, qualcosa, e scende ovviamente quello che avete tagliato. E ci sono varie. Allora, c'è il tulipano, il giglio stilizzato, c'è questa specie di fiorellino così. Questo è tipo piedipul, no, come si chiama? Ah, l'arab. Ecco, vabbè, ma non so, dico un'altra stupidaggine, no, vabbè, tipo quello. Poi c'è quest'altro disegnino qui, il tulipano più grande, questo rombo con la cornicina intorno, e quest'altro rombo sempre con la cornicina. Questa fa la cornicina quadrata e questa la fa proprio a rombo, quindi ci sono 3, 6, 7, 8 pezzi per poter tagliare insomma le mie formine. Allora io, ecco, volevo ringraziare anche Betta, perché vabbè, Betta la ringrazierò di persona perché tanto noi ci vediamo. E Antonietta, ti ringrazio di nuovo perché veramente un regalo graditissimo mai fatto, perché queste cose per me sono indispensabili. E ecco, volevo condividere con voi anche questi piccoli pensieri che le amiche ti fanno, e che comunque allietano quelle giornate un po' scure, un po' nere. Ora vi saluto e al prossimo video. Ciao ragazze!